in due parole vi racconto la storia di questo invento. È significativa. Allora, 140 anni fa, le nostre prime sorelle, 6 sorelle, 3 di 17 anni, 2 di 25 e una di 23, partivano per l'Uruguay. Don Costamaglia, che era il cappellano di Mornese, molto esigente, ma che si era affezionato tanto a Mornese, anche lui partiva in quella prima spedizione, terza per i salesiani, prima per noi. E si è rubato da Mornese un quadro di Maria Auxiliatrice, perché voleva portarlo in Uruguay come ricordo di Mornese. Allora, vanno a San Pier d'Arena per imbarcarsi, Costamagna consegna a Suor Mazzarello, Teresina Mazzarello, il quadro e dice tienilo, non cederlo a nessuno, lo porti, poi lo dai a me perché è un ricordo di Mornese. Arriva Caliero da Torino, anche lui aveva rubato un quadro di Maria Auxiliatrice, nella Basilica di Torino. Ed è proprio questo quadro della Madonna Sorgente. Ma avete qualche quadro? E vi leggo le parole di Caliero. L'ho rubato nella sacrestia di Valdocco, l'ho rubato per voi. Fu dipinto da un signore che soffriva mal d'occhi e stava per diventare cieco. Guarì con la benedizione di Don Bosco e ci ha regalato questa Madonna così bella che tiene in braccio il simpatico bambino sorridente. Portatelo e che la Madonna vi benedica e vi accompagni lungo il viaggio. Allora la do a voi e che la Madonna vi benedica e vi accompagni.